Ciao a tutti, oggi parliamo di zinnie, questi fiori recisi per eccellenza, semplicissimi da coltivare e inoltre molto veloci, il che sono perfetti per i giardinieri impazienti come me o anche, perché no, per qualche tipo di progetto di classe. Pensate che alcune varietà di quelle basse che solitamente si utilizzano per le bordure riescono a fiorire dopo soli circa 40 giorni dalla semina, il che li rende veramente una semenza perfetta per qualsiasi progetto di classe fatto con i bambini o, perché no, per qualche esperimento in famiglia. Oggi però parleremo delle varietà alte, quelle che più si prestano a diventare dei fiori recisi. La prima cosa da pensare è dove metterli nel nostro giardino, ovvero la location. La zinnia vuole il pieno sole e un luogo del vostro giardino dove sia abbastanza ventilato. Questo perché la zinnia è soggetta alle malattie fungine come l'oidio e se noi la mettiamo in un punto in giardino in cui l'aria resta abbastanza umida, tende ad essere particolarmente soggetta a questa malattia. Quindi scegliamo una zona che sia soleggiata ma anche ventilata. Se li vogliamo seminare direttamente in giardino, dobbiamo aspettare che la bella stagione sia già arrivata, che il pericolo di gelo sia passato e che il terreno si sia riscaldato a sufficienza, se no i semi della zinnia non germineranno. Se invece volete fare come faccio io, ovvero crescerle indoor per anticipare le piantagioni, vi mostro il mio metodo. Solitamente utilizzo delle vaschette e metto del terriccio da semina ben inumidito. Prendo i semi, li appoggio sulla superficie e premo leggermente in modo che siano leggermente in profondità. Il seme della zinnia non ha bisogno della luce per germinare, però non deve neanche essere messo troppo in profondità, basterà un mezzo centimetro. Copro con del terriccio asciutto che poi inumidisco con uno spruzzino. Da questo momento in avanti, per almeno 7 giorni, dovrò essere veramente attenta a che il terreno sia sempre umido. Questo farà partire la germinazione nel modo corretto. Per mantenere bene l'umidità, se lo cresciamo indoor, è bene mettere un coperchio. Io utilizzo solitamente un coperchio di plastica da semenzaio o qualsiasi vaschetta trasparente che mi permetta appunto di mantenere umida la zona. Quando le mie piantine spunteranno dal terreno, allora potrò accendere le luci di germinazione. Quando il 50% dei miei semi si sono sviluppati in piantine, posso togliere il coperchio, perché l'eccessiva umidità andrebbe a far marcire queste giovani foglioline, e mantenerle così sotto le luci fino a che la nostra piantina non sarà pronta al trapianto. Questa operazione va fatta 4 o 6 settimane prima dell'ultima gelata della vostra zona. Vi faccio un esempio, qui da me, le ultime gelate sono previste verso la fine di aprile, tra il 21 e il 28 aprile. Questo significa che a metà marzo io posso cominciare a seminare indoor le mie zinnie. Calcolate inoltre che ogni pianta cresciuta indoor ha bisogno di almeno una, se non due settimane di acclimatazione. L'acclimatazione, l'ho spiegato già in altri video, è quella fase che permette di portare la nostra piantina in modo graduale alle condizioni esterne per farla appunto abituare alla luce del sole, al vento e alle temperature. Anche le nostre zinnie cresciute indoor avranno bisogno di fare questa fase molto importante. Come dicevo prima, la zinnia ama il terreno caldo, quindi non abbiate fretta di trapiantarla all'esterno finché le temperature non si saranno un po' stabilizzate. Inoltre non ama particolarmente i trapianti, quindi cercate di farlo nel modo più delicato possibile in modo che le radici non vengano disturbate. Scavate la vostra bella buca e riempitela con la vostra piantina e circondatela di terreno soffice e mantenete la zona umida per almeno una settimana. Questo dovrebbe fare in modo che il trapianto non sia uno shock per la nostra zinnia. I semi di zinnia germinano ad una temperatura tra i 21 e i 25 gradi. Ecco perché molti flower farmer o comunque giardinieri che coltivano indoor tendono a mettere le proprie vaschette su dei materassini riscaldanti. Questo per garantire una maggior germinazione. Però non c'è da preoccuparsi, se la temperatura in casa è abbastanza costante sui 20 gradi, le vostre zinnie magari non ci mettono 5 giorni, ma ci mettono qualche giorno di più, ma germineranno comunque. Se invece voi avete un radiatore in casa del riscaldamento che sta ancora funzionando a marzo, allora potete tranquillamente mettere le vostre piantine lì sopra. Questo garantirà una maggiore germinazione.
Quando la vostra piantina avrà raggiunto più o meno i 20-30 cm di altezza, c'è un'altra operazione da fare per irrobustire la pianta e per raddoppiarne la fioritura. E questa operazione si chiama pinching. Ho già mostrato in altri video come fare questa operazione, ve lo lascio qui in descrizione, ma in grandi linee è molto semplice, basta recidere il germoglio principale. Lo so, sembra una cosa tremenda da fare una piantina così giovane, vi sembrerà oh no, perdo tutta la mia fioritura, in realtà ci guadagnerete molto e qui c'è il risultato. Queste sono zinnie a cui è stato fatto il pinching ad un'altezza più o meno di 10 cm e guardate, ora sono più alte di me, quindi funziona, veramente funziona. Continuate a mantenere umido il terreno, magari con un'irrigazione a goccia come nel mio caso, in modo da non andare a bagnare le foglie che già sono soggette a malattie fungine come l'oidio, e se le andiamo a bagnare creiamo proprio l'ambiente ideale per questo tipo di malattia. È sempre bene per tutti i fiori un'irrigazione al piede della pianta. E la fertilizzazione anche utilizzando un concime liquido ricco in potassio, specie nella fase di fioritura, che va a garantire appunto la formazione di più fiori dai colori brillanti. Io personalmente concimo ogni 2 settimane con del macerato d'ortica, che questo favorisce proprio anche l'apparato fogliare, e poi intercalo con 1 settimana di fertilizzante appunto per piante fiorite, il classico che si trova in qualsiasi centro commerciale o comunque centro di giardinaggio, niente di speciale, l'importante è che abbia un forte tenore di potassio e un po' meno di azoto. Questo è importante perché il potassio va proprio a fare in modo che la pianta fiorisca e produca sempre più fiori. Per poi fare in modo, come per tutte le piante, che fioriscano durante tutta la stagione, bisogna recidere i fiori appassiti, perché questi comunicano alla pianta che il suo ciclo di vita è finito e questo noi non lo vogliamo, vogliamo che continui a produrre fiori. Quindi recidete sempre più spesso i fiori anche un po' brutti o che sono venuti sbilenchi, ogni tanto capita che nasce qualche fiore tutto strano, recidere e poi la pianta continuerà a produrne altri nuovi. Quando andrete a reciderli per utilizzare come fiori reciso, tagliate in profondità. Questo vuol dire anche andare a sacrificare questi nuovi giovani germogli che stanno crescendo. Non vi preoccupate perché la vostra pianta di zinnia continuerà a produrne. Ve lo garantisco perché è tutta l'estate che ne taglio per vendere i miei fiori e comporre i miei mazzi e le mie composizioni, e come potete vedere adesso siamo in settembre, a metà settembre le mie zinnie stanno più che bene. Per capire quale zinnia possiamo raccogliere perché è esattamente nello stadio perfetto da utilizzare come fiore reciso, c'è un piccolo trucchetto che viene utilizzato dai flower farmer e ora ve lo mostro. Consiste nel prendere la vostra zinnia tra indice medio e fare il gesto di scuoterla. Ora, se la vostra zinnia tende a dondolare in modo eccessivo, come questa, vuol dire che non è pronta. Noi cerchiamo la zinnia che si comporterà in questo modo, ovvero che resterà rigida nonostante il nostro scuotimento. Un altro trucchetto che mi sento di consigliarvi, perché per esperienza ho sbagliato parecchie volte, prendete il vostro fiore sotto le prime 2 foglie. Cioè voi avete il vostro fiore, se scendete lungo il gambo trovate le prime 2 foglie, prendete il fiore lì sotto. Poi seguite il gambo in profondità e tagliatelo alla lunghezza perfetta da utilizzare come fiore reciso. Sempre tenendolo lì sotto le prime 2 foglie, fate questa lavorazione di togliere le foglie in eccesso. Questo vi garantirà un fiore dal gambo lungo e perfetto. A me capitava di prenderli l'anno scorso sopra queste foglie, e cosa succedeva? Quando facevo pressione per togliere le altre foglie che non servivano, qui sopra il gambo è molto più morbido e tende ad essere più fragile. In effetti spesso e volentieri mi ritrovavo a schiacciare la prima parte del fiore e questo ovviamente moriva. Se invece voi lo prendete sotto le prime 2 foglie, lì è abbastanza rigido da sopportare la pressione che si tiene quando si vanno ad eliminare le altre foglie. La zinnia può durare fino a 10 giorni nel vaso come fiore reciso, a patto che si cambi spesso l'acqua, è quindi ottima e si può anche fare essiccare. Infatti sto facendo degli esperimenti in questo senso, sto facendo essiccare questi fiorellini al buio in una zona abbastanza ventilata della mia lavanderia.
Il colore dovrebbe mantenersi abbastanza bene da poter essere poi utilizzata come decorazione per le decorazioni appunto autunnali fatte con i fiori secchi. A fine stagione permettete ad alcune delle vostre zinnie di andare a seme, perché questa operazione vi garantirà la produzione di altre piantine per la prossima stagione. Infatti, se noi andremo a collezionare i semi di queste zinnie che abbiamo in giardino quest'anno, potranno essere tranquillamente seminati la prossima stagione. Ricordatevi di fare essiccare bene il fiore direttamente sulla pianta. E quando poi li separerete, vi consiglio di lasciare asciugare ancora per un qualche giorno all'ombra, in una zona ventilata, i semini. Per quanto riguarda appunto le malattie e i parassiti che affliggono le zinnie, come già detto prima, sono soggette a Loidio, questa malattia fungina che appunto appare in zone umide e senza troppo ricambio di aria. Un trucco per evitare questa malattia è posizionare le piante più distanti tra di loro, di solito consigliano di piantarle ogni 20 cm, se avete spazio le potete mettere un po' più distanti l'una dall'altra in modo da far circolare meglio l'aria. L'oidio è una malattia fungina che va ad intaccare le foglie delle piante, quindi molti flower farmer addirittura non la combattono perché tanto dicono le foglie vanno eliminate delle zinnie, quindi non si preoccupano finché il fiore ovviamente non è intaccato. È sempre meglio non avere disagi del genere in giardino e quindi la spaziatura tra una pianta e l'altra che favorisce la reazione può essere sicuramente una buona idea. Un'altra cosa a cui prestare attenzione sono le lumache. Specie quando sono dei giovani germogli, le nostre piantine sono particolarmente appetitose per lumaconi e chiocciole. Quindi ricordiamoci di proteggere le nostre piantine, specie appunto quando sono appena trapiantate. Verso la fine di vita delle piante di zinnia possiamo notare che sulla base alcune foglie mostrano queste macchie. Non è poi così grave perché, come già dicevo prima, le foglie della zinnia vanno tolte, quindi anche se ci sono delle macchie o delle strane forme o si ingialliscono e il fiore comunque è bello, una volta utilizzato come fiore reciso noi togliamo tutte le foglie e il problema non sussiste. Come potete vedere, queste che sono le prime che ho piantato hanno un po' queste foglie rovinate verso la base. Io ne ho seminate direttamente alcune, anche se non sbaglio, a metà luglio. E che sono queste che sembrano appunto molto più fresche, molto più in salute rispetto alle altre. Piantare in successione è sempre un'ottima idea, come ho già detto nel video precedente della rubechia, non solo perché si hanno dei fiori che sono più freschi e più sani in quanto sono più giovani, ma anche perché appunto se una pianta prende una determinata malattia o viene attaccata pesantemente da qualche parassita, abbiamo sempre comunque la nostra garanzia di fioritura data da quelle seminate successivamente. Quindi se volete coltivare dei fiori come un professionista, come un flower farmer, vi consiglio appunto di piantare in successione. Ma ne parleremo meglio in un prossimo video. Sto ancora studiando i vari metodi per poter dare il consiglio base che va bene un po' per tutte le situazioni. Quindi continuate a seguirmi, se vi è piaciuto il video di oggi mettete un bel like. Se ti interessano altri trucchi o consigli per come coltivare nel proprio giardino dei fiori da utilizzare come fiori recisi, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perderti qualsiasi altro video con qualche trucco e consiglio che caricherò in futuro. Grazie mille di avermi seguito e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!